Ecco, sicuramente per te un ritornare a casa. Sì, è stata una partita davvero emozionante. Tornare qui è sempre bello, dove sono cresciuto, dove la società che mi ha permesso di esordire in Serie A è stata veramente una partita emozionante. Una partita emozionante, una partita che avevate preparato come? Perché poi il gol preso a freddo ha un po' in un certo qual modo cambiato tutti i piani. Ma abbiamo preparato la partita di contenimento, di cercare di limitare il Napoli e cercare di avere qualche occasione. Ecco, il gol a freddo l'abbiamo mezzo regalato e questo ha complicato un po' la partita, però tra l'altro contro questo Napoli è davvero difficile fare risultato, ecco, devi sperare comunque una giornata storta per loro dove sei un po' fortunato, però l'unica cosa che potremmo fare è un risultato così ampio che per noi ci fa riflettere tanto. Cosa vi ha colpito di questo Napoli? Cosa vi ha sorpreso del gioco della squadra partenopea? Ma sorpreso a livello di gioco, a livello singolo, è una squadra davvero forte, una squadra forte dove lotterà fino alla fine comunque con la Juve. E a me, da tifoso del Napoli, spero che riesca ad arrivare più alto possibile. Da tifoso del Napoli, che cosa ti aspetti poi martedì? Perché martedì c'è un'altra partitina per il Napoli, niente male, si gioca il passaggio del turno in centro. Ma da tifoso del Napoli mi auguro e spero che il Napoli passa, tutte le carte devono per passare, seguirò la partita e speriamo di passare le fasi, ecco, girone. Sei cresciuto tanto nel corso di questi anni, cosa ti aspetti da questa stagione e questo Frosinone? Alla fine ce la deve fare, deve salvarsi. Ma lotteremo fino alla fine, ecco, da questo Frosinone mi aspetto una squadra tignosa dove lotterà in ogni partita, cercando di raggiungere un risultato davvero incredibile per noi, perché per una mia promossa non è facile comunque competere con altri club, però secondo me nelle ultime partite siamo cresciuti e siamo in corsa, dai. Grazie.